La violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima. Le conseguenze possono determinare per le donne isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di se stesse e dei propri figli. I bambini che assistono alla violenza all'interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento. Gli effetti della violenza di genere si ripercuotono sul benessere dell'intera comunità. In prossimità del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, a Caltanissetta si susseguiranno una serie di eventi per parlare di questo argomento. Uno di questi si è svolto mercoledì pomeriggio presso la Sala degli Oratori a Palazzo Moncada, promosso dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna Caltanissetta Edenna della direttrice Rossana Provenzano e moderato dalla giornalista Carla Falzone. Sono intervenuti per parlare dell'argomento Ester Vitale dell'associazione Onde Donne in Movimento, la professoressa Fiorella Falci, il presidente della cooperativa Ethnos Fabio Ruvolo, il magistrato Giovan Battista Tona e lo psicologo Emilio Vergani. Questo evento ha avuto un taglio molto particolare perché, diciamo, abbiamo un po' dibattuto sul filone reato e sulla presa in carico del maltrattante, partendo proprio dalla condizione della vittima e dell'autore del reato, quindi del carnefice. E sostanzialmente abbiamo, come dire, cercato di uscire fuori da un campo che sembra sempre più essere tracciato verso la condanna e la punizione del colpevole, diciamo trascurando invece tutti quegli ambiti che sono la prevenzione e come dire anche la valorizzazione un po' che lega questa vicenda che non è da leggere soltanto tra la vittima e il reo, ma che prende invece forma dentro una famiglia, dentro una comunità, dentro quindi una condizione sociale da leggere e interpretare non più in modo diciamo semplicistico, banale, ma tenere conto appunto di questa complessità e come, proprio a partire da un libro importantissimo, recente, che ha scritto Tamara Pitch, in realtà questo fenomeno così complesso e così, come dire, anche difficile da trattare non può ricadere soltanto nell'asse, nell'imbuto della condanna penale.